Ciao ragazzi! In questa video lezione parleremo degli Aztechi. Intanto diciamo subito che circa 20.000 anni fa diverse popolazioni asiatiche emigrarono in America e con il passare del tempo raggiunsero una popolazione di 75 milioni di abitanti, espandendosi in tutta l'America. Nacquero così le civiltà amerinde. Le tre civiltà più sviluppate furono Maya, Aztechi e Inca. Gli Aztechi emigrarono dal Nord America al Messico, quindi una volta arrivati in Asia, poi dal Nord America arrivarono in Messico, nell'odierno Messico. Quando Colombo giunse in America, la civiltà azteca aveva fondato un vasto impero. Infatti, col passare del tempo, essi divennero sempre più potenti. Gli Aztechi furono una civiltà evoluta. Essi fondarono importanti città, come la capitale dell'impero azteco, Tenochtitlan. Quando gli spagnoli giunsero nei territori aztechi, nel XVI secolo, nello specifico Cortés, Tenochtitlan aveva una popolazione di ben 200.000 abitanti. Gli Aztechi erano politeisti. Essi veneravano dei benigni e distruttivi. A causa delle divinità distruttive, gli Aztechi praticavano sacrifici umani. Essi credevano che così facendo avrebbero placato l'ira delle divinità distruttive. L'impero azteco venne conquistato e distrutto dagli spagnoli, i conquistadores, comandati da Hernán Cortés. La capitale dell'impero azteco era Tenochtitlan. La città era veramente immensa ed era stata costruita sopra le acque del lago Texcoco. Gli Aztechi costruirono grandi piramidi, simili a quelle dei Maya, e gli acquedotti fornivano la città di acqua potabile. La scrittura azteca era pittografica.